Bentornati in questa serie di tutorial in cui propongo alcuni esercizi di armonia da trasportare nel ciclo delle quinte per prepararsi, diciamo, al piano solo. Come sempre traggo gli esercizi dallo studio di trascrizione di Bill Evans. Oggi stavo studiando e leggendo A Time for Love, di cui vi suono proprio solo la prima parte per poi raccontarvi che cosa ha catturato la mia attenzione. Che mi interessava sono tutte queste parti diatoniche e cromatiche che la melodia vuole, quindi, che sono un ottimo spunto per essere armonizzate, e di fatto in questo caso lo vuole la melodia del brano, però sono questo tipo di movimenti, sono i movimenti che si fanno anche naturalmente quando si accompagna o quando si improvvisa armonicamente, in cui di cromatismi vengono usati spesso sulle dominanti, e quindi come sempre estrapolo una regola generale che è ovviamente molto più semplice di quelle che applica Bill Evans, ma cerco di capire il suo ragionamento. E in questo caso, in questa prima pagina che ho suonato, mi soffermo su due dominanti, perché come sempre adesso lavoriamo solo sulle dominanti. Lui fa questo tipo di passaggi anche su accordi di primo grado o anche su accordi minori tipo secondo, quinto, primo. Però soffermiamoci sulle due dominanti, ve le faccio di nuovo risentire, siamo in re maggiore. Qui c'è un mi settima, già con questo movimento qua. Poi qua c'è il 2-5, do diesis, fa diesis, si minore, quindi fa diesis settima, sarebbe la dominante. Abbiamo detto, sono due i punti che hanno catturato il mio interesse per quanto riguarda le dominanti. Uno è questo sul mi settima e l'altro è sul 2-5-1 di si minore, il fa diesis settima. La regola che ho estrapolato è, come sempre, il fatto di trovare i polichords. Nel primo esempio è molto semplice, perché già solo mettendo giù l'accordo si vede. È già in sé un esercizio, cioè c'è un mi settima, prima, terza, settima, con un polychords, un tono sopra, triade maggiore, un tono sopra la fondamentale. Voi sapete che io amo chiamare i polychords come se questo fosse un 1, quindi io chiamo questo 1 con 7, anche se siamo in dominante, non penso alla tonalità in cui sono, perché per trovare velocemente questa triade io semplicemente penso a secondo grado su primo. Poi non mi interessa il fatto, cioè mi interessa, ma dopo scontato, che non è un primo grado ma è un accordo di dominante, quindi di fatto è un quinto grado. Solo che se io lo penso come quinto grado, è un quinto grado di la maggiore, devo fare un doppio calcolo quando arrivo sulla dominante, perché c'è la dominante e poi devo andarmi a trovare questa triade che devo però pensare su la, quindi è la triade sul sesto grado di la. Ho troppo ragionamento da fare, mi è più immediato guardare dove è il mio mignolo e salire di tono, quindi lo penso 2 su 1 con 7. E Evans cosa fa? Mette questo polychords che di fatto mi crea un accordo di dominante con l'undicesima diesis, cosa che si fa spesso, però poi fa il cromatismo delle due voci superiori. Quindi l'esercizio che estrapolo è proprio questo, quindi prima mi studio sul ciclo delle quinte il secondo su primo con sette, partendo da sol settima, quindi triade di la su sol settima, ovviamente sotto sempre prima, terza e settima, do settima, quindi triade di re, fa settima, triade di sol, si bemolle settima, triade di do, mi bemolle settima, triade di fa, la bemolle settima, triade di si bemolle, re bemolle settima, triade di do bemolle,
Sol bemolle settima o Fa diesis settima se preferisco. Si settima triade di Fa diesis. Mi settima triade di Fa diesis, ad esempio di Emans. La triade di Si, Re triade di Mi, Sol triade di Mi e sono tornata a casa. Quindi prima me li studio così e poi comincio a fare il cromatismo come Evans, partendo da Sol, quindi anche fare il cromatismo partendo, cioè questo, quindi partiamo da, di nuovo da Sol, partendo dall'alto, quindi che sia sul tempo forte il cromatismo, e magari mi studio anche il cromatismo del basso, quindi io devo cromatizzare questa voce qui, secondo, supremo, con sette, e ci arrivo dal semitono sopra e dal semitono sotto, quindi a tempo su un beat, perché la cellula è lunga. Se dovessi farlo a tempo, ovviamente dovrei avere il pensiero molto rapido. E rischio anche di irrigidirmi. Quindi per me va benissimo che siate lenti e anche fuori tempo. Ma dovete godervi e sentire bene questi suoni, perché poi dovranno entrarvi senza pensarci. Quando avete interiorizzato l'esercizio sul ciclo delle quinte, potete provare ad applicarlo degli standard, sempre senza stressarvi. Per esempio si può fare insomma, fatelo così come lo faccio io, senza la pretesa di inserirlo dappertutto o essere sempre giusti. Ci ragionate e ogni tanto provate a metterlo, perché è importante inserirli negli standard per sentirli in un contesto e non solo. Il cervello, se no, poi comincia a sentire melodicamente solo i passaggi nel ciclo delle quinte, e invece è bene che questi passaggi entrino nel nostro linguaggio musicale all'interno di frasi musicali che non siano sempre solo con una successione così determinata. L'altro esempio, complesso da analizzare, perché è molto arpeggiato, quindi non si vede subito il pattern come qua. Però è interessante perché, guardando bene questo Fa diesis settima, se io lo metto qua, Fa diesis settima, prima, terza, settima minore, lo posso vedere come un primo, quindi triade sull'uno, sulla fondamentale, col quindi la logica è sempre un polychords con il cromatismo. Quindi se io lo faccio in tante tonalità, partendo da Sol, come sempre, sono arrivata a Re. Sono arrivata. Quindi lo fate sul ciclo delle quinte,
pensando che con il cromatismo. Anche qua potete anche fare il cromatismo anche dal basso per averli tra le dita. Vi consiglio anche qui o di metterlo, applicarlo agli standard oppure farlo liberamente, improvvisando. Ce ne metto uno. Adesso per esempio mescolo, quindi metterò sempre il polychords primo su, primo con 7, però il cromatismo a volte lo faccio dall'alto, a volte lo faccio dal basso e lo mescolo a una libera improvvisazione a caso, in maniera da non stressare troppo il mio cervello come invece si fa nel ciclo delle quinte, che sei, devi stare sempre a calcolare tutto. Invece improvvisando hai dei momenti in cui rilassi la mente e poi vai a cercarti un altro polychords. Quindi pensando, ogni tanto quando piazzo una dominante che mi viene da piazzare, provo a mettere giù uno di questi pattern. Molto lenti come faccio io, quasi a caso, però provate ad applicarli. Quindi non limitatevi a fare il ciclo delle quinte, perché sennò continuerete ad avere nella mente sempre lo stesso pattern, tipo questi, che però è poco musicale perché il cervello comincia a sentire parara parara tiradi tiradi tarira, tarira, e quindi associerà questa sonorità come qualcosa che va necessariamente poi a questa, perché l'avete sempre studiato in quel contesto lì. Invece, se voi lo buttate all'interno di improvvisazioni libere, il vostro cervello comincerà a, come dire, riconoscere il pattern in altri momenti, e creerete il vostro linguaggio in cui è inserito quel pattern, ma non in maniera scolastica. Quindi, per ricapitolare, abbiamo due esercizi con tutte le varie varianti, che sono: uno è secondo su primo, 7, col cromatismo, e l'altro invece è primo, cromatismo. Se poi improvvisando vi viene da invece di far tutto cromatico, avere ogni tanto qualcosa di diatonico, se l'orecchio vi suggerisce di cadere così, fatelo, cioè non siate per forza severi con voi stessi, perché ci deve essere sempre un margine di scelta che avviene così in automatico o comunque non in maniera così controllata, perché a volte il contesto in cui vi trovate vi richiede magari in questo caso una tredicesima maggiore anziché minore, ed è giusto seguire quel gusto. Però diciamo dovete sempre pensare che l'idea è applicare questi pattern laddove, il più possibile, laddove si riesce per interiorizzarli.